Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Centinaio. Ma in primo luogo auguri di buon lavoro a Boccia, al nuovo capogruppo, e anche ricordo però anche con amicizia il lavoro che ha fatto la Simona Malpezzi, e quindi la ringrazio per il lavoro da capogruppo. Che è una frecciatina che ha fatto, questa, la frecciatina, no. Ricordiamo lo dico da vicepresidente del Senato. Simona, perché io non è che sono solo della Lega, sono anche vicepresidente del Senato. Certo, ha ragione, bravo. Lo dico anche da vicepresidente del Senato, e penso che Simona Malpezzi abbia fatto un grande lavoro, e penso che lo farà anche Boccia, il senatore, okay. Boccia, il presidente Boccia. Da questo punto di vista non ci sono assolutamente, lo volevo dire in assoluta serenità. Per quanto riguarda la questione immigrazione, sembra stiamo tirando i numeri del Superenalotto. Allora, il ministro Lollobrigida ce ne dice 500.000, senatore, il presidente Boccia ce ne dice 2 milioni, adesso poi noi ne abbiamo detto 240. Noi ne abbiamo detti 240.000 in studio, e via, e chi più ne ha più ne metta. Sono convinto di una cosa, e non lo dico semplicemente da esponente della Lega, ma se il Partito Democratico ha tutte queste soluzioni, io continuo a farmi la domanda, hanno governato 10 anni? 10 anni. Il Partito Democratico governato dal 2013, al 2023, tranne nel biennio 2018-2019, il Partito Democratico ha sempre governato, e le soluzioni le trova adesso che è all'opposizione. Quindi gli argomenti li dovevate tirare fuori quando governava. Facciamo rispondere, Centinaio. Questo è uno. Seconda cosa. La Lega non era mica nell'infosfera, era il governo, è stata in due governi. Principi e valori ci sono milioni di italiani che sono a casa senza lavoro, principi e valori. Perfetto, ci sono milioni di italiani che sono a casa senza lavoro. Però il lavoro c'è, il lavoro, signori, c'è nel nostro paese, il lavoro esiste. Va bene. Esiste. Ok, altra cosa che penso che sia importante è il fatto che bisogna capire esattamente quante persone in più ci vogliono. Ci sono, perché allora tu stai cercando gli schiavi. Se hai bisogno di alcuni tipi di lavoro, Marco, tu stai cercando gli schiavi. Se domani mattina hai disponibili 100.000 ingegneri elettronici, trovano lavoro domani mattina in tempo reale. Se domani mattina hai bisogno di alcune persone che fanno alcune attività, penso all'industria pesante, anche operai specializzati, fatica a trovarli. Nella meccanica ad alta innovazione tecnologica, purtroppo non li trovi perché non sono stati formati. Poi c'hai un sacco di gente non formata. Dobbiamo lavorare.